Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, queste notizie flash provinciali del 1 luglio curate dalla nostra redazione. Enna, anziani nel mirino dei truffatori, il fenomeno in continuo aumento negli ultimi giorni ha fatto registrare ben 4 casi in provincia. La tecnica è più o meno simile, gli anziani vengono avvicinati in casa o per strada dai truffatori che fingono di essere funzionari o amici dei figli, nel primo caso rubando quanto possono in casa della vittima, in altri casi facendosi prestare delle somme di denaro impietosendo il vecchietto di turno. Enna, l'assemblea dei sindaci soci di Sicilia Ambiente hanno deciso di cambiare il commissario liquidatore, al posto dell'ex sindaco di Barra Franca, l'avvocato Salvatore Marchi, è stato nominato l'avvocato catanese Silvestro Vitale. Leonforte, nei giorni scorsi le forze politiche che sostengono il sindaco di Leonforte, Francesco Sinara, si sono incontrate per arrivare alla sostituzione del suo vice, Nino Lopumo, che il primo cittadino ha revocato alcuni giorni fa. Numerosi vertici fra gli esponenti del movimento politico dei cittadini e le altre forze che sostengono Sinatra, ovvero i gruppi Larca, Megafono e Uno Vale Uno. Però non è ancora stata trovata la quadratura del cerchio e non è stato designato nessun nuovo assessore. I prossimi giorni potrebbero essere decisivi. Per il momento trapela solo che bisogna ancora attendere per avere il nome del numero 2 dell'amministrazione e che nessuno degli assessori attualmente in carica ha avuto deleghe o interim momentanei. Nicosia, pulci in pieno centro cittadino nelle adiacenze di via Fratelli Testa. A fare la triste scoperta, gli abitanti di due case, immediatamente è scattato l'allarme e la disinfestazione a spese dei residenti. L'enorme degrado igienico ambientale in cui si vive in questi giorni in città ha causato certamente questo disagio che si somma all'abbandono di interi quartieri con case disabitate, regno del degrado e della sporcizia. Nicosia, le stelle dello sport ennese, accompagnate da un cast artistico d'eccezione, si ritroveranno tutte sullo stesso palco in piazza Garibaldi a Nicosia domenica 6 luglio in occasione dell'11esima edizione dell'Ercole d'Oro. Torna puntuale, organizzato da Eventopoli in collaborazione con il CONI, l'OXEN e i giornalisti sportivi ennesi, il tradizionale e ambito premio che verrà consegnato anche quest'anno a tutti i campioni e ai team ennesi che hanno ottenuto risultati d'eccellenza nelle varie discipline sportive in Sicilia, in Italia e persino nel mondo. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di Notizie Flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.